praticamente il nome dell'ente che viene visualizzato come la parte pubblica della, del plugin, del sito dove il plugin viene importato. Ci mettiamo il C di prova. Dopodiché c'è la possibilità di selezionare una serie di componenti. Allora, la visualizzazione del nome dell'ente nella parte pubblica del sito, c'è la possibilità di impostare la visualizzazione di effetti shadow per quanto riguarda praticamente le tabelle, i bordi che vengono stondati, e gli effetti CSS sul testo, per cui lo sfondo, scusate, l'ombra. Non sono elementi sostanziali, è più che altro una questione di aspetto. Importanti invece da calibrare bene e valutare in funzione del template che voi utilizzate sono i livelli delle intestazioni, nome ente, pagina albo e filtri, per cui il cliente potrebbe andare in conflitto con quelle che sono le intestazioni, i titoli specifici del vostro template, se non utilizzate quello che praticamente è proposto da porte aperte sul web, per cui praticamente qua si possono modificare, poi vengono riportati sul codice HTML nel momento in cui viene composta la pagina. Numero progressivo da questa versione in poi non è più modificabile, viene gestito automaticamente dal plugin, perché la direttiva vuole praticamente che tutti gli app inseriti all'interno dell'albo pretorio seguano una numerazione progressiva temporale, cioè progressione di data corrisponde a progressione di numero dell'atto. Sostanzialmente si riprende la logica di funzionamento della numerazione delle fatture di vendita o di acquisto di una contabilità normale. La cartella di upload è stata inserita da varie versioni e vi permette di specificare la cartella all'interno della quale verranno memorizzati gli allegati all'atto che vengono caricati sul server, che da questa versione sono di due tipi: prima erano soltanto PDF, da questa versione sono PDF e P7M, che sono i file firmati digitalmente. Nel momento in cui voi fate l'upload del file e lo allegate per l'atto, verrà memorizzata la cartella in cui è stato caricato l'atto, per cui se andate a modificare questa impostazione qui, il vecchio atto rimarrà nella vecchia cartella e sarà comunque sempre recuperabile, perché per niente poi nella parte pubblica, ma anche qui nella parte di amministrazione, il percorso in cui è memorizzato l'atto rimane memorizzato insieme al nome del file dell'atto stesso. Nel momento in cui voi andate a specificare una cartella che non esiste sul server, praticamente questa cartella verrà creata automaticamente. In ultimo, sono stati creati praticamente, cioè è stata inserita la possibilità con questa nuova versione di selezionare i colori delle righe della tabella della parte pubblica dell'albo pretorio in tre casi specifici. Poi vedremo successivamente nella parte pubblica del sito, dove viene appunto visualizzato l'albo pretorio, c'è la tabella con l'elenco degli atti. Allora, c'è la possibilità di specificare i colori per le righe pari e per le righe dispari dello sfondo della riga, e un colore particolare per tutti gli atti che vengono annullati, per cui praticamente devono essere evidenziati all'interno dell'elenco, e poi quando vengono visualizzate le informazioni dell'atto stesso deve essere evidenziato il fatto che l'atto è stato annullato dal responsabile del procedimento. Allora, una volta modificate le impostazioni, basta andare su salva modifiche e praticamente le modifiche sono state salvate. Allora, elementi sostanziali della gestione dell'albo pretorio sono gli atti stessi, che formano praticamente la pubblicazione, che devono necessariamente essere corredati da almeno un allegato, per cui l'atto che viene pubblicato ha un cappello generale con delle informazioni generali che permettono di capire cosa l'atto rappresenta, questa informazione, e poi in più ci sono gli allegati, che sono i documenti che
sono sostanzialmente poi l'atto stesso, cioè i fogli che prima venivano affissi alla baghega, praticamente qui sono rappresentati dagli allegati. Gli atti all'interno dell'obbligatorio sono categorizzati con la stessa logica che abbiamo visto prima con Alberto per quanto riguarda gli articoli, e logicamente c'è una gestione separata per quanto riguarda i responsabili del procedimento. Allora, prima di poter codificare un atto e pubblicarlo, e vedremo passo passo la procedura, dobbiamo andare per prima cosa a codificare almeno un responsabile, perché senza un responsabile non sarà poi possibile creare un atto. Iniziamo. Allora, i dati sostanziali sono cognome e nome, l'indirizzo email, il numero di telefono, l'orario di ricevimento ed eventuali note che possono essere inserite a livello di responsabile del procedimento. Queste informazioni poi verranno riportate nella visualizzazione dell'atto, per cui quando nella parte pubblica del sito selezioniamo un atto dalla lista, verranno visualizzate le informazioni generali dell'atto, i dati del responsabile e in basso praticamente tutti gli allegati, sarà possibile visualizzarli, scaricarli e quant'altro. Allora, terminata questa operazione, le note non scriviamo niente. Aggiungi nuovo responsabile e verrà riportato praticamente sulla parte destra. Con due iconcine, queste iconcine poi le ritroveremo sostanzialmente in tutta la gestione. La X sta per cancella, quindi delete, cancella l'elemento, e praticamente quest'altra iconcina qui con il foglio, la finestrella e la matita serve per la modifica. Sostanzialmente modifica non fa altro che riportare i dati all'interno delle caselle. In basso invece che aggiungi nuovo responsabile troverete memorizza modifiche responsabili, qui è un po' troncato perché essendo ridotto un po' la visualizzazione, la risoluzione dello schermo per intenderlo a sovrasforzi. Per cui a questo punto si possono apportare modifiche all'elemento selezionato, si dà, memorizza e prende le modifiche che verranno registrate sul database e poi riportate. Altro elemento fondamentale di questa gestione sta nel fatto che tutti i passaggi che vengono fatti esplicitamente dall'operatore e automaticamente dalla procedura, che poi vedremo successivamente, vengono tutte documentate attraverso un sistema di log. Sistema di log che ci darà la possibilità in un futuro, anche se per qualsiasi motivo si sono perse delle informazioni di atti pubblicati o parti di esse, sarà possibile comunque ricostruire tutta la cronostoria dell'atto stesso. Per cui anche dopo la pubblicazione, se voi volete sapere esattamente qual è stato l'utente che ha inserito l'atto a livello di WordPress, il nome dell'utente, la data e l'orario in cui ogni operazione è stata fatta, l'indirizzo IP della macchina da cui è stata effettuata l'operazione, praticamente viene tutto memorizzato sia nella parte amministrativa sia nella parte pubblica, per cui ogni visualizzazione genera una entry nel file di log che permette di sapere anche poi a livello statistico, vedremo poi dove vengono gestite le statistiche, permette di sapere quante visite ha avuto l'atto e quanti download hanno avuto i singoli allegati all'atto. Per cui una volta inserito il responsabile andiamo sulle categorie. La logica di utilizzo è praticamente sempre la stessa, per cui creiamo le categorie. A differenza dei responsabili che non sono gerarchizzati, le categorie come quelle per WordPress possono essere gerarchizzate, perché una categoria può contenere sottocategorie, ogni sottocategoria all'infinito. Non ha al momento un utilizzo pratico se non quello di riorganizzare mentalmente organizzativamente le categorie, per cui se io ho verbali di diversa natura mi creo una categoria padre che sono i verbali e poi praticamente creo i figli, però in realtà non c'è nessuna gestione particolare poi nell'utilizzo di questa categorizzazione generale.